ancora alla ricerca della loro prima vittoria in categoria. Stiamo parlando di una formazione all'esordio in A2. Ora è il numero 23 a provare la conclusione, arriva il gran gol di De Baggis. Conclusione che non ha perdonato il portiere del Pittiapò. 5 minuti di gioco, 1-1 alla Stella Azzurra. Belli se la sposta sul destro, serve Cacioppo che va direttamente in porta e c'è l'1-0 della Domaiora con Cacioppo che ha trafitto Tilaro. Nulla da fare per il numero 1 dei Dark Angels, è 1-0 per la squadra di casa. Andiamo errati di Crielesi che controlla ancora, non gli riescono a portare via il pallone. Poi ha appoggiato dentro per un compagno, Pier Gentile a sinistra, tiro, gol! Accorcia ancora le distanze la Football Club. La rincorsa. Conclusione sotto la traversa e accorcia le distanze con un calcio di punizione. Il Lions Club 2-1. Il fischio dell'arbitro va a Valentini, un tiro micidiale, la palla che bacia la traversa ed entra in rete, è 1-0, gruppo Progetim Immobiliare. Rinvia la difesa, un colpo di testa Giovannetti, interviene Paolucci, ancora Giovannetti, la mette dentro, proietto, è tutto solo, si gira benissimo e fa 2-1 Black Mamba, tornano in vantaggio i giocatori in maglia nera. Tutto pronto per la punizione, parte il tiro, respinto da un giocatore che si era lanciato e attenzione al contropiede, è velocissimo, il tiro in porta e c'è il gol sul contropiede dopo la punizione calciata dall'Atletico Garra, si porta in vantaggio la squadra delle vecchie glorie al secondo minuto del secondo tempo di gioco. Granché dal punto di vista dello spettacolo, adesso Chiodo va da solo, si allarga Chiodo, bello poi il tocco sotto la traversa per il 3-1 del Borussia, veramente un bel gol. Pallone battuto basso velocemente, Aliberti si trova l'opportunità di andare in porta e segna decisamente il gol della serata, il gol della doppietta del numero 32, Aliberti, pazzesco al volo con il mancino a beffare Castagnini, il gol del 2-1 per l'Atletico Winsper.